dovuto allacciarci ad una simpatica testimonianza. C'è stato a fine 800, tra l'altro ha pubblicato il libro a Londra nel 1898, un signor che si chiama William Scott, ha scritto un libro in inglese ovviamente a beneficio dei turisti della zona che partivano da Bordighera e facevano puntatine verso i vari villaggi dell'entroterra, un William Scott Rock Villages of Riviera. Questo libro in inglese seguiva il percorso, un po' parlava di Borghetto, San Nicolò, un po' di Vallebona, un po' di San Biagio, Soldano, eccetera. Ha un capitolo dedicato a Soldano, tra l'altro il signor William Scott, da non confondere con il famoso Sir Walter Scott, che è un po' il capofila, Ivano per dire, del romanzo storico internazionale. Questo è William Scott, ha scritto questo libro in inglese ed era anche un bravo disegnatore, per cui abbiamo anche dei bozzetti molto godibili di questa entroterra, di questi villaggi a fine 800. E per vederli e per vedere il testo completo faccio riferimento al nostro sito internet che è www.soudan.it, che veramente ha una grande ricchezza di documentazione e tra cui anche questo tipo di testimonianza. William Scott è venuto a Soldano, ripeto, negli anni del 1890 fino al 1800 e si è divertito un pochino a curiosare, è andato nel comune a vedere i bilanci, vedere quali erano le voci più significative, ha annotato tutta una serie di cose curiose, ma la cosa che gli è sembrata più curiosa era una pianta, un vitigno che affondava le proprie radici nel torrentello. Vi faccio notare che noi qui siamo sulla copertura, ecco il torrente, si sente anche il rumore, non so se avete percepito la cosa, qui sotto il torrente fa una grossa curva e va poi giù a confluire nel torrente Verbone. Questo torrente della zona della valle di Fulavin, tra l'altro Fulavin è una valle che va in direzione di Dolceacqua, nel senso che siamo in direzione nord-ovest e attraverso la Colla Piana, che è proprio un colle particolarmente valicabile, metteva in comunicazione facilmente con la media Val Nervia e la media Val Trosa. Ebbene, questa pianta affondava le proprie radici in queste acque e si inerpicava su per questa parete, adesso quale sia di preciso è un po' difficile dirlo, e lui dice testualmente: a Soldano le viti sono numerose e un vecchio tralcio crescendo in un angolo poco promettente, perché in effetti è una zona leggermente allubago, per dirla in termini un angolo poco promettente, raggiunge la terrazza alla sommità di una casa alta più di 40 piedi. Adesso 40 piedi corrisponderebbe a circa a più di 12 metri, 12,60. Prima di diramarsi coprendo tutta la pergola con gradite ombre durante l'estate e succulenti frutti. Quindi abbiamo voluto rendere omaggio a questa testimonianza, tra l'altro vi risparmio il testo inglese, però questa è ovviamente la traduzione, rappresentando questo mosaico che testimoniasse un pochino la particolarità e la curiosità. Ripeto, i turisti inglesi che in qualche modo avevano questa possibilità di ammirare anche a suo tempo. Adesso purtroppo la pianta ha fatto il suo tempo, ma speriamo che rimanga per il futuro questa rappresentazione a mosaico. Grazie comunque.